Nonostante le raccomandazioni, che valgono soprattutto per i soggetti anziani o in stato di fragilità, vanno molto a rilento quest'anno sia le vaccinazioni antinfluenzali sia quelle anti-Covid, un dato di carattere nazionale, ma confermato anche dal commissario dell'ASP di Agrigento Mario Zappia, che invita ancora una volta a vaccinarsi e a fidarsi delle raccomandazioni degli esperti. Dottore Zappia, possiamo dire che nel nostro territorio c'è un po' un allarme per quanto riguarda le vaccinazioni, sia quelle antinfluenzali sia quelle Covid vanno molto a rilento, per usare un eufemismo. Sì, la situazione non solo di questo territorio, ma purtroppo regionale e anche nazionale, come avete detto, siamo in ritardo, i numeri sono bassi. Penso che il Covid abbia influito in maniera significativa per questo, forse perché abbiamo fatto il pieno di vaccinazione e ci siamo saturati di questa idea, però è importante invece ribadire che questa vaccinazione influenzale è importante ed è raccomandata tanto alle persone dopo i 60 anni, ai 60 anni in su, ma soprattutto oltre i 65 per le persone che hanno patologie concomitanti, quindi le persone anziane di solito hanno il diabete, hanno problemi respiratori, hanno problemi cardiovascolari, quindi per queste persone è importante perché stanno in un equilibrio stabile e quindi basta qualsiasi altra fattore nocivo per poter danneggiare, perché questi, sia il Covid che il virus dell'influenza sono virus respiratori e quindi approfittano di questo periodo, che è il periodo del freddo, il periodo in cui stiamo a casa a giocare, a goderci la famiglia, a vivere le feste natalizie per colpire ancora di più. Quindi io vi raccomando di vaccinarvi quanto più possibile. Ovviamente la vaccinazione va fatta anche per altre fasce di età, soprattutto per quelle categorie a rischio, che intanto sono i sanitari, poi il personale delle forze dell'ordine, il personale delle scuole e il personale che per motivi vari ha contatto con comunità.